Onorevole Carrevari, i tagli orizzontali hanno provocato sicuramente anche dei svantaggi nella cura per una grande, grande sfida, quella delle terapie mediche avanzate, una prospettiva che per il nostro Paese vorrebbe dire anche un volano di crescita. Che cosa possiamo proporre e promettere anche da qua nel breve termine per tutti gli operatori interessati? La prima è che finalmente abbiamo messo una fine alla stagione dei tagli lineari e quindi questa garanzia dei 2 miliardi programmati in un contesto socio-economico molto complicato dà il segno di un cambio di direzione che permette di poter fare programmazione sanitaria, investimenti di ricerca e sostenere anche le terapie avanzate. Cioè, io credo che siamo di fronte da tempo, forse l'abbiamo anche capito con un po' di ritardo, a una rivoluzione che è innanzitutto consente di avere una garanzia di cura per pazienti che quando diciamo gravi malati che hanno di malattie rare pensiamo che sia una platea molto limitata, invece la platea poi alla fine riguarda molti milioni di persone, ma ormai questo avviene anche per altre molte patologie, da quelle oncologiche, quindi abbiamo una sfida che è quella proprio dell'innovazione che dobbiamo sostenere. Se smettessimo di ragionare solo in termini di costo e valutassimo non solo gli investimenti in termini di qualità anche di ricerca che possiamo spendere per l'Italia e come Paese Italia, ma i benefici che alla fine abbiamo per i pazienti, la garanzia di quel diritto dell'articolo 32 della Costituzione, ma soprattutto che alla fine questo in un sistema complessivo è un risparmio per la sanità. Quindi mi auguro davvero che anche con l'attenzione che abbiamo registrato stamattina dal Ministro Speranza si passi davvero a, come ha dichiarato e come abbiamo anche sostenuto, a vera e soprattutto proattivo sostegno a tutto quello che riguarda anche le terapie avanzate.